Da queste gare impariamo che non bisogna mai chiedere al proprio compagno di cancelletto se ha il posto registrando. Sono partito male in sesta posizione, ma già nel primo giro ho recuperato fino alla terza. Terzo giro e avevo quasi preso i primi due. Chiello in prima posizione e Ceppa, quello che mi ha spento la GoPro in seconda. Sì, mi avvicino moltissimo fino ad arrivare poi al quarto giro, dove vedo lo spiraglio all'interno e cerco di sorpassare così Ceppa. Dai, Sereno! Nello stesso giro ho sorpassato Chiello, ma ci siamo in realtà scambiati le posizioni un sacco di volte in quel giro. Sapevo, ero venuto a questa gara volendo vincere. La pista si addiceva parecchio alle mie caratteristiche. Seconda manche ho scelto un cancelletto mo molto di lato, volevo fare una super partenza che non è venuta. Che jolly. Ma rivediamolo dall'onboard. A questo punto sapevo che lì in mezzo c'è tutto il gruppone, ho bloccato prima per tagliare e con un po' di fortuna mi è andata veramente bene. E anche qui con tanta fortuna mi è andata molto bene, mamma mia. A differenza della prima, eravamo molto molto vicini. Iacono il secondo, ma alla fine già del secondo giro mi ero sorpassato, aveva un ritmo superiore al mio e non riuscivo in quel momento a tenerlo dietro. Fortunatamente ha commesso qualche errore per il quale sono riuscito a riportarmi sotto. La prima ho guidato proprio come volevo, facendo le cose che volevo, quando volevo, rallentando, prendendo fiato, guidando meglio in altri punti. Nella seconda invece ho fatto un po' più di fatica, però ho pensato che come la stavo facendo io, un po' più di fatica, la stava facendo anche lui. E quindi ho provato a rimanere lì sotto, è stata una lapidazione incredibile, però ci ho provato. E quindi sono stato tutto questo giro molto vicino, aspettando l'occasione giusta. Qui in realtà un po' l'ho studiata, mi sono allargato un po' di più per cercare di prendere l'interna e abbiamo fatto tutti gli altri giri così, uno attaccato all'altro, senza la possibilità di respirare mai, con quel rumore di 4,5 smarmittato che sentivo arrivare in due punti della pista sempre più vicino. E non mollava mai, non mollava mai. Tutte le volte che pensavo, oh, ho preso un po' di margine, posso respirare? No, 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 inesorabile. Jacono si rifaceva sempre sotto. È stata davvero una bella mancia anche questa, sofferta, ma una bella mancia anche questa, che ho concluso anche questa in prima posizione.
me è stato un weekend incredibile. Due vittorie di manche, la prima vittoria di Gran Premio di sempre, non ho mai vinto un Gran Premio. E bello, sono davvero felice. Un grazie a tutte le persone che mi sono state vicine e che mi aiutano tutti i weekend, mi aiutano negli allenamenti. Un grazie agli sponsor che mi stanno aiutando con il materiale. Quest'anno è un anno incredibile.